Davide Giacalone, pronto per la rassegna stampa di oggi, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Davide, allora potrebbe, siamo nel campo delle ipotesi, è questo il giorno decisivo per conoscere il nome del 13° Presidente della Repubblica, l'apertura dei quotidiani è dedicata inevitabilmente a questo, la prima della stampa, Quirinale, tutti contro tutti, diminuiscono le schede bianche, aumenta il consenso per il Presidente in carica, parliamo di Sergio Mattarella, la Lega intanto rilancia Franco Frattini, ma oggi, scrive la stampa, voterà la Casellati, intanto Giuseppe Conte apre, c'è l'ira di Enrico Letta e Luigi Di Maio e poi Draghi che chiama Berlusconi, ma a quanto pare solamente per augurargli una pronta guarigione. Allora, può darsi, oggi ci può darsi? Sì, può darsi, però vedete, il concetto è semplice, è elementare. Nessuno schieramento ha i voti né per fare il governo né per eleggere il Presidente della Repubblica. Ergo, per fare l'una e l'altra cosa è necessario un accordo. Il governo Draghi, come è noto, si basa su un'ampia maggioranza dovuto a un accordo che coinvolge la Lega, Forza Italia, il Partito Democratico, Italia Viva e così andando. Quindi questo è il punto di partenza. Un Presidente della Repubblica bisognerà pure eleggerlo a un certo punto, con comodo nei prossimi giorni, ma insomma qualcuno bisognerà pure eleggere. Quindi fin da lunedì era ovvio, evidente, scontato, solare la necessità di un accordo fra le forze che sostengono il governo Draghi. Ove mai si poteva sperare, si poteva contare su un allargamento di questa maggioranza, ma non su un suo restringimento. Punto a capo. Com'è che siamo arrivati a venerdì? Perché sono degli incapaci. Perché sono degli incapaci di fare l'unica cosa che fanno nella vita e che hanno mai fatto nella vita, cioè politica. Sono incapaci di prendere delle decisioni perché sono incapaci di fare due cose elementari. A, avere un quale che sia accordo all'interno delle loro presunte coalizioni, vale per il centrodestra come per il centrosinistra. B, sono degli incapaci di controllare i loro stessi voti. Ma sapete perché continuano a affastellare schede bianche? Perché non riescono a contarsi neanche su dei nomi di bandiera, perché sanno che non si conterebbero tutti, si conterebbero, diciamo così, quelli che non sono fedeli, non sono, diciamo, coerenti con le indicazioni del partito. Questa duplice incapacità moltiplicata per due crea una condizione nella quale dice: e se ci mettessimo Caio, e se ci mettessimo Sempronio, e se ci misurassimo su Tizia? No, potete andare avanti così per un po', però ogni ora dimostra agli italiani una sola cosa: incapaci. Parliamo ancora di corsa al Quirinale, Davide, restiamo sulla stampa, andiamo però nelle pagine interne. La tentazione Mattarella, ieri oltre 160 presenze per il capo dello Stato, cresce la frustrazione tra i grandi elettori, il presidente garantirebbe stabilità, ma per convincerlo serve un appello corale dei partiti. Sono da mesi convinto che la rielezione del presidente Mattarella sia una soluzione, ma l'ho detto e sostenuto più volte, l'obiezione era sempre quella: ma lui è contrario. Ho sempre risposto: ma non c'è l'istituto dell'accettazione della candidatura, anzi non c'è manco la candidatura nella nostra Costituzione. Come dice il professor Cassese, le cariche pubbliche non si cercano ma si accettano. Quindi sono convinto che la rielezione del presidente Mattarella fosse una soluzione. Lo è ancora? E beh, gli incapaci però a quella soluzione devono arrivarci alla prima votazione. Una cosa del genere si fa alla prima votazione. Perdi la prima votazione, la fai alla quarta votazione, quando scende il quorum, perché dici: guardate, siccome io sono incapace di tenere le mie truppe, scusate, ma la soluzione vera ci vado alla quarta, perché così ci vuole un quorum più basso. E d'accordo, tanto che sei incapace l'avevamo capito, quindi va bene, alla quarta. Quando tendono a pensarci alla sesta, all'ottava, alla diciottesima, perché non è effettivamente, il principio rimane invariato, ma non è effettivamente la stessa cosa. Davide, andiamo all'interno della Repubblica, restando però in ambito Quirinale, da Belloni a Cassese, il giorno dei candidati sulle montagne russe. Mai come ieri giostra di nomi, Renzi dice indecoroso, non ex factor. Nelle chat dei magistrati i dubbi sull'ex giudice della Consulta. Aiutaci a capire chi è Cassese.
Allora, intanto voglio dire, oltre alla, diciamo, una certa incapacità dei politici, ma anche il giornalismo non è che sia sta dimostrazione di lucidità, cioè continua a girare il nome della dottoressa Belloni, che è persona di straordinarie capacità, senza che qualcuno alzi il dito, lo fa oggi un vecchio politico, Cirino Pomicino, ma cioè, che dica, ma sul serio sta pensando al capo dei servizi segreti che possa governare oppure andare al Quirinale, cioè, neanche in guerra. Ma comunque, voglio dire, la cosa passa, perché tanto l'importante è farla girando dei nomi. Professor Cassese è stato giudice costituzionale, è stato ministro, oggi rilascia questa intervista alla Repubblica. Tra l'altro spiritoso, sveglio, cioè dice, ma lei già, Salvini è venuto a casa sua, lui ha detto, dice, guarda, con tutto il rispetto, io non lo conosco, non è che voglio dire, però comunque, e dice in questa intervista, ci sono cose più importanti dell'elezione del Presidente della Repubblica, tra qualche decennio saremo 30 milioni di italiani perché nessuno fa più figli, abbiamo il tasso più basso di laureati dell'Unione Europea, il minor numero di nuovi iscritti all'università, la sanità territoriale è tutta da rifare, la scuola pure, si ferma, volendo si potrebbe continuare. E allora tu ti rendi conto che questo signore, che è anziano, lo dico con ammirazione, 86 anni, questo signore anziano c'ha la testa giovane, il signore anziano riesce a coniugare i verbi al futuro, molti giovani presunti leader che si stanno, diciamo, esibendo sulla pubblica scena, hanno in realtà delle menti esalate, cioè non riescono a pensare al futuro, cioè, il loro futuro è la votazione di oggi, è talmente corto il loro futuro che dicono adesso, dice, ma forse adesso votiamo due volte al giorno, ma non si doveva votare una volta al giorno per ragioni Covid, è passato il Covid e quindi non c'è più problema, oppure si sarebbe potuto votare pure due volte prima, non ci arrivano a porsi il problema in questi termini. L'orizzonte sono mezz'ora, una dichiarazione, un tweet. Allora, parlavamo di telefonate, di intrecci, di accordi non raggiunti in questo caso per convergere su un nome per il Quirinale. C'è stata anche una telefonata, l'abbiamo accennato prima, Davide, particolare, tra il presidente del Consiglio Draghi e Silvio Berlusconi, scrive La Repubblica, in ospedale, e si parla di disgelo tra il Premier e Forza Italia. Perché si era congelato il rapporto? No, ma infatti credo che sia un'interpretazione sbagliata, non credo che ci sia forma di nessun disgelo. Bisogna ricordarsi che quando Draghi ha una carriera lunga, che affonda le radici in un passato, è stato direttore generale dell'economia, ma quando è arrivato alla Banca d'Italia, governatore della Banca d'Italia, governo era Berlusconi, quando è arrivato alla Banca Centrale Europea, la decisione non era del governo italiano ovviamente, essendo dei governi europei, ma sì, giocò un ruolo il governo, ovviamente il governo italiano, e il Presidente del Consiglio era Berlusconi, che aveva comunque dei legami internazionali di peso. No, io credo che la telefonata di ieri sia stata una forma di premura e di cortesia nei confronti di un uomo che comunque non sta bene. Berlusconi non è ricoverato perché non sapeva come altro passare il tempo, perché comunque non sta bene, ed è l'esempio di rapporti personali, perché i rapporti personali non devono mai essere, diciamo, essere storti dalla convenienza politica. È stato, ecco, la giornata di ieri forse è l'unica notizia apprezzabile. Un aggiornamento veloce da Melbourne: si sta giocando la semifinale di tennis agli Australian Open, in campo Rafa Nadal che è avanti nella serie 2-7-1 su Matteo Berrettini, si sta giocando il quarto set, situazione di parità al momento 3-3 il risultato. 7:25, parliamo di economia, Davide, dopo aver chiuso questa ampia pagina dedicata alla corsa al Colle per questa giornata che potrebbe essere decisiva. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore, Franco: nuove misure sul caro energia, politica economica, il ministro apre l'ipotesi di altri interventi, evitare blocchi alla produzione. Allora, ieri per Telefisco è intervenuto il Daniele Franco, ministro dell'economia, c'è un dato significativo, cioè ha ripetuto che la crescita 2022 può essere superiore,
fosse anche dello 0,1% al 4%. È significativo, ma non è una fissazione da, diciamo, amanti dei numeri, perché la Banca d'Italia ha rivisto le previsioni 2022 al 3,8% e quella crescita, quel 3,8% è stato ripreso e confermato, diciamo, dalle analisi del Fondo Monetario Internazionale. Ora non è che quello 0,2 cambi chissà che cosa o lo 0,3 cambi chissà che cosa, posto che è sempre meglio avercelo che non avercelo, ma è segno che al Ministero dell'Economia hanno fiducia che le cose, che l'accelerazione di crescita possa continuare a essere un po' più alta e significativa, posto che comunque anche il 3,8% è un'ottima crescita, l'avessimo avuta in anni in cui governavano questi incapaci. Allora, tutto questo è veramente ininfluente nella discussione politica e nella decisione anche relativa al Presidente della Repubblica? Cioè, vi siete resi conto che c'è questa condizione in cui l'Italia si trova a vivere cose che non viveva da 20 anni o non ve ne siete accorto? Come trovo sui giornali, allucinante che qualcuno scriva e dice ma questa crescita finirà col toglierci dei soldi e finanziamenti al PNRR perché le cose vanno troppo bene. Ma dico, ma che mondo di matti è? Cioè, bene, se riusciamo a crescere per i fatti nostri in maniera così significativa, soprattutto nel lato delle esportazioni, facendo numeri straordinari nel corso del 2021, perché il sistema produttivo, che quello che produce, l'Italia che cammina, alla faccia se ce la fa, è l'Italia che rimane ferma. Ecco, se questa roba qui ce la facciamo da soli, ma 100.000 volte meglio, perché dura di più nel tempo. Davide, allora un paio di titoli. In realtà avevamo letto la prima della Repubblica, l'apertura poi è dedicata anche a quanto sta accadendo in Ucraina, il Fante Part-Time, difendo l'Ucraina tra pizze e mitra, la fotonotizia della Repubblica, e poi la grande crisi che l'Italia in questo momento non vede, l'articolo di Marco Minniti, e poi i musei più importanti di Parigi si inchinano a Yves Saint Laurent, anche qui una fotonotizia degli abiti in mostra. Davide, la rassegna stampa torna domani 7:10, intanto buon lavoro. A domani, intanto buona revisione a tutti.